che va dal settembre 1943 fino all'aprile, al 25 aprile 1945. Riflettevo infatti su come l'uomo dotato di parola abbia la grande capacità di cambiare le parole, di inventarne di nuove, di dare alle parole nuovi significati e quindi di migliorarle. Migliorando le parole ritornano a vivere e si trasformano anche rispetto alla loro etimologia e rispetto anche al senso iniziale con cui delle epoche storiche vengono chiamate. Ecco, la resistenza è uno di questi casi. Dal punto di vista etimologico siamo nel verbo stare, no? Deriva dal latino. Stare, che significa anche stare in piedi, è un intensivo del verbo essere. Quindi un intensivo del verbo essere potenziato dalla particella re, che in questo caso non vuol dire muoversi al contrario andando indietro, ma replicando un'azione. Ecco, un intensivo che quindi amplifica la condizione del verbo che comunque resta un verbo statico, vuol dire stare ancora, ma vuol dire anche opporsi, vuol dire anche reggere l'urto. Cioè, dal punto di vista etimologico, la parola resistenza indica la capacità, esattamente come oggi la resistenza viene spiegata in fisica, di un corpo di reggere una determinata forza d'urto. Quindi parliamo di un verbo che dal punto di vista letterale non comporta alcuna azione. Quando però la resistenza diventa azione? Quando al termine dei 20 mesi di quella che noi oggi chiamiamo resistenza con la R maiuscola, tutti gli uomini che la hanno combattuta si accorgono di aver fatto la resistenza, perché in quei mesi nessuno aveva pensato di essere stato chiamato a resistere a qualcosa, perché per tutti quella era una guerra, quindi era una vera e propria azione, quindi un movimento, non aveva niente di statico quello che accadeva nella resistenza. Quindi la resistenza diventa qualcosa di dinamico, e qui ci fermiamo unicamente alle considerazioni di carattere etimologico, di carattere linguistico, per vedere anche le sovrapposizioni tra questo periodo storico e quello che stiamo vivendo in questi giorni di lockdown. Diventa dunque un sostantivo d'azione quando la R diventa maiuscola. Quando però la gente scopre all'improvviso di aver fatto la resistenza senza accorgersene. Marco Balzano, uno scrittore, dice: in occasione di un'intervista che abbiamo fatto ad una staffetta di nome Renzo Balbo, credo che alcuni di voi la conoscano perché è un personaggio molto conosciuto di quell'epoca, noi chiedemmo se il termine resistenza, secondo lui, fosse appropriato a quel periodo. Renzo Balbo disse che era un termine che non gli piaceva affatto, perché non c'è stata nessuna opposizione. In quel periodo la gente si è armata, ha preso i fucili, ha imbracciato i fucili, è scesa in piazza ed è passata all'azione. Quindi la resistenza è l'esatto contrario dell'ignavia, è prendere parte a qualcosa, essere protagonisti di qualcosa. Prendere parte ci ricollega d'altro canto ai partigiani. Chi sono i partigiani? Chi erano i partigiani? I partigiani erano coloro i quali parteggiavano, evidentemente per qualcuno e contro qualcuno o qualcosa. Il termine di partigiano fu dato dai tedeschi, i quali dicevano che tutti coloro i quali partecipavano alla resistenza parteggiavano contro di loro e quindi come tale dovevano essere fucilati. In quegli anni, gli anni della repressione degli ebrei, era talmente pericoloso essere scoperti perché partigiani, che Primo Levi, quando fu interrogato, poteva scegliere se dire di essere partigiano o ebreo, ma preferì dire di essere ebreo. E questo ci dà davvero il polso del sentire rispetto all'essere partigiano
e a combattere una guerra che poi è stata chiamata con un sostantivo che sa di opposizione e molto meno di azione. E quindi i partigiani erano a tutti gli effetti dei banditi, i tedeschi li chiamavano banditen, erano i ribelli, ribelli, anche il termine ribelle deriva dal latino, re, azione che viene anche in questo caso replicata, e bellum, il sostantivo, anzi l'aggettivo in realtà è rebellis, cioè colui il quale torna nuovamente in guerra. E infatti nell'epoca della Resistenza tante persone che erano appena rientrate a casa dopo l'armistizio furono di fatto richiamate alle armi. Ora, quando la Resistenza di fatto si stava concludendo, in una notte del 45, quando ormai Padova era stata liberata dai partigiani, e Luigi Meneghello, uno scrittore, si apprestava ad accogliere le truppe britanniche che venivano ufficialmente a prendere possesso dei territori liberati, guardandosi addosso e guardando anche i suoi compagni d'avventura, si accorse che si stava per accogliere una superpotenza alleata, ma di fatto in braghe da tela. Cioè un branco di straccioni, in poche parole, ha fatto la fortuna d'Italia, e in quei giorni era peraltro quanto di meglio l'Italia potesse esprimere. Perché faccio questo discorso? Perché la probabilità è che dal prossimo 25 aprile, quello del 2021, questa giornata venga ricordata come la giornata di una resistenza al limite tra il tenere l'urto, ecco, di quello che stiamo vivendo noi in questo momento, ma anche non vedere l'ora di passare all'azione per trasformare questa resistenza in qualcosa di dinamico, con l'augurio, tuttavia, che i nostri governanti vogliano almeno in questa situazione toglierci l'imbarazzo di presentarci al mondo che cambia, ecco, nelle condizioni di miseria e di povertà che furono le stesse di Meneghello e dei suoi compagni d'avventura quando contribuirono alla resistenza con la R maiuscola. Abbiamo bisogno tutti di una resistenza attiva, abbiamo bisogno tutti di restare uniti e di parteggiare per noi stessi. Ma la possibilità che con il tempo questa giornata incida indelebilmente la memoria collettiva di altri significati, ecco, realmente c'è. E l'augurio che io faccio a tutti coloro i quali in questo momento stanno resistendo è di venirne fuori con la dignità che ci caratterizza. Non intendo fare il discorso populista, voglio solo fare delle considerazioni appunto di carattere linguistico e mettere insieme un paio di informazioni e dire che tutti coloro i quali oggi meritano la medaglietta dell'eroe, sono i genitori che stanno resistendo in casa occupandosi dei figli, sono gli imprenditori che resistono nonostante le difficoltà, magari tenendo ancora a cuore le sorti dei lavoratori, sono i professionisti che non si arrenderanno all'idea di doversi lasciar trasportare dalla forza delle onde, sono tutti coloro i quali hanno perso il posto di lavoro a causa di questa guerra che stiamo comunque attraversando. Sono le persone anziane che hanno scoperto, qualora ce ne fosse bisogno, di dover stringere i denti per resistere ad una ancor più conclamata fragilità. Sono le famiglie dei ragazzi disabili, e normalmente anche i bambini, che con grande difficoltà hanno accettato
questo isolamento forzato e che quindi sono stati chiamati anche loro alla resistenza. Sono a maggior ragione tutti coloro i quali in prima linea, quindi mi riferisco ai medici, al personale sanitario, ha contribuito e contribuirà nei prossimi mesi a tenere sotto controllo questo periodo così difficile e a rendere più facile la liberazione da questo male, agevolando la nostra resistenza e facilitandoci per quanto possibile il ritorno ad una nuova normalità nel ricordo di tutti quelli che invece non ce l'hanno fatta. Confido veramente nel fatto che non ci si dimentichi di questa resistenza, dei pensieri in libertà che volevo condividere con voi. Spero di avervi aiutato a fare qualche riflessione in mia compagnia.